Il caso clinico che presento è quello di una donna di 69 anni, nessuna comorbidità di rilievo. La paziente nell'ottobre del 2011 ha scoperto un melanoma al gluteo destro, un melanoma PT4A N2 per la presenza di due metastasi linfonodali ai linfonodi sentinella asportati, per cui viene candidata al successivo step chirurgico, ovvero quello della dissezione inguinoiliaca otturatoria. Le vengono asportati 16 linfonodi, di cui un ulteriore linfonodo era positivo per metastasi linfonodale da melanoma. Alla paziente viene proposto l'interferone come terapia adiuvante, interferone che era l'unica terapia all'epoca registrata, non vi erano neanche degli studi clinici su questo setting di malattia, ma la paziente rifiuta il trattamento, per cui viene candidata a follow-up clinico strumentale. Dopo un anno esatto dalla chirurgia, però ha una ripresa locoregionale di malattia, per cui viene candidata nuovamente a chirurgia, le vengono asportate tre metastasi in transit, per cui la nuova stadiazione istopatologica della paziente era un PT4A N3C-M0, che con la classificazione attuale, l'ottava edizione dell'IJCC, sarebbe uno stadio terzo B. Anche lì non viene candidata a follow-up clinico strumentale, ma alla prima tacca di rivalutazione, dopo 3 mesi, ha una ripresa di malattia in sede polmonare e linfonodale inguinale, come dimostrano le immagini. La paziente viene candidata a trial clinico attivo in quel periodo storico, il CheckMate 066, uno studio che confrontava l'anti-PD-1 nivolumab alla dose di 3 mg pro chilo ogni 2 settimane sino a progressione di malattia o tossicità inaccettabile verso la dacarbazina che rappresentava lo standard terapeutico per i pazienti BRAF wild type di allora. In questo studio potevano entrare all'interno appunto dello studio clinico pazienti soltanto BRAF wild type e naive da altre terapie. La paziente inizia il suo trattamento con una risposta parziale già alla prima rivalutazione di malattia dopo 8 settimane, dove si può vedere la regressione totale dei noduli polmonari e la riduzione del linfonodo inguinale. Prosegue la sua terapia con una buona tollerabilità. Dopo circa un anno, lo sponsor decide di aprire il cieco. Quindi effettuare l'unblinding dello studio proprio perché il braccio di terapia con nivolumab si era dimostrato superiore in termini di outcome rispetto al braccio di controllo, per cui veniamo a conoscenza che la nostra paziente è arruolata già nel braccio sperimentale, quindi nel braccio con nivolumab. Mentre i pazienti che erano arruolati nel braccio con dacarbazina potevano, dal momento dell'apertura del cieco, effettuare il crossover nel braccio sperimentale. La nostra paziente quindi prosegue la sua terapia e già dal sesto mese in poi ha una risposta completa di malattia. Il trattamento prosegue per oltre 24 mesi. E a quel punto, vista la risposta completa che aveva ottenuto da più di 2 anni, decidiamo di interrompere il trattamento. La paziente ad oggi è ancora libera da malattia e l'unico effetto collaterale che ha presentato in corso di trattamento e tutt'oggi ancora presente è la vitiligine, che come sappiamo è una tossicità cutanea predittiva di risposta all'immuno checkpoint inhibitor.
Lo studio CheckMate 066, diciamo, è il primo studio che ha dimostrato il beneficio di nivolumab. Infatti, questo è l'aggiornamento a 5 anni che ci dimostra che dal terzo mese in poi, appunto, nivolumab è nettamente superiore alla dacarbazina e soprattutto il beneficio maggiormente si ha nei pazienti con LDH normale rispetto appunto ai pazienti con LDH elevato, ma se possiamo vedere come i pazienti con delle risposte complete o parziali hanno in termini di outcome sono quelli che vanno meglio, come possiamo vedere infatti l'84% rispettivamente il 72% dei pazienti con risposta completa e parziale è ancora vivo a 60 mesi di follow-up. Sicuramente nivolumab è nettamente superiore rispetto alla chemioterapia, ma gli studi ulteriori hanno dimostrato che nivolumab è superiore anche rispetto all'anti-CTLA-4. Vediamo infatti, questo è un dato a 6 anni di follow-up dello studio CheckMate 067. E soprattutto possiamo vedere come il beneficio non si ha soltanto nei pazienti wild type, ma anche i pazienti mutati possono avere delle ottime risposte in termini di outcome con l'utilizzo di anti-PD-1.